Dopo la sconfitta contro la Vastese, il Notaresco torna a fare un piccolo passo in avanti. Al Morgagni finisce 0-0 contro il Forlì, con le due squadre che si aggiudicano un tempo per parte in termini di occasioni da gol. Cudini deve rinunciare allo squalificato Dalmazzi e all'infortunato La Barba, con Cianci e Mozzoni che ne prendono rispettivamente i posti. Dall'altra parte Protti fa subito esordire i difensori Ferrario e Possenti, arrivati nei giorni scorsi. La gara si apre con una segnalazione di fuorigioco per Ambrosini ed il conseguente gol annullato dalla terna. Ma la prima frazione è soprattutto un monologo rossoblù. E Candellori dapprima a scendere sulla destra e a mettere in mezzo per Minella, che impatta bene di testa all'ottavo, non trovando però la porta. 60 secondi più tardi è il turno di Moretti, questa volta grazie ad una discesa dalla destra di Liguori. L'attaccante però viene anticipato a due passi dalla porta, con palla che arriva a Minella, ma il centravanti viene chiuso in angolo. Prima della mezz'ora sarà Candellori a provarci dai 25 metri, con Spera che finisce di poco fuori. Al 20° la formazione di Cudini vorrebbe un calcio di rigore. Mozzoni vede il movimento senza palla di Liguori, lo serve col contagiri, ma tutto viene fermato dall'uscita di Mordenti. Il direttore di gara però ammonisce Liguori per simulazione. E ancora Notaresco al 27° quando Mordenti si oppone a Minella. La palla arriva a Moretti che calcia a botta sicura, trovando però Cortesi quasi sulla linea di porta ad evitare il gol. Prima di rientrare negli spogliatoi il Forlì dà segnale di vita con Ambrosini, ma il tentativo dell'ex Teramo finisce sul fondo. La ripresa si apre ancora con il Notaresco e ancora con Minella, che scalda subito i guanti di Mordenti da calcio di punizione. L'estremo di casa alza in angolo. Il Forlì poi ci prova all'ottavo, quando dopo una corta respinta della difesa Ambrosini prova il diagonale con pallone che però finisce sul fondo. 3 minuti dopo sono ancora i padroni di casa a farsi vedere, è sempre Ambrosini a provarci, con Sfera che Monti vede di un soffio finire fuori. Il Notaresco cala, ma la formazione di Protti non ne approfitta. I rossoblù anzi protestano al 18° quando Bontà viene fermato praticamente davanti a Mordenti per fuorigioco. Bisognerà poi attendere il 43° per vedere Mazzotti provarci dai 30 metri dopo una corta respinta della difesa rossoblù, con pallone che esce di poco. In pieno recupero il Forlì ha in mano il colpo del KO. Ferrario gira verso la porta una punizione di Mazzotti, ma Monti è molto attento nel bloccare. Finisce 0-0 con il Notaresco che sabato se la vedrà in casa contro il Montegiorgio.